Così di te. Ho chiesto al Signore di abbracciarmi e poi si sentiva in peccato. No, mica è una roba brutta, è una cosa bella lasciarsi abbracciare dal Signore. E poi gli ho detto appunto, ma no Signore, sbagliato, tu non sei mica uno sporcaccione, ma lui uno che abbraccia la persona con un sporcaccione, ci sono modi e modi di vivere queste cose. Ecco, a volte abbiamo scambiato appunto la cosa amore come qualcosa di poco bello, di sporco, di non pulito, e ce ne vergogniamo, e allora questo no, questo possiamo farlo tra noi in qualche maniera, ma con Dio no. Bisogna essere geli quasi, una massa di ghiaccio nella porta con il Signore. Il Signore non chiede a noi obbedienza, non chiede a noi sacrifici, non chiede a noi che gli diciamo, recitiamo una poesia quando abbiamo davanti a Lui, ma chiede con il cuore, con i sentimenti, con tutto noi stessi. E non hai paura di lasciarti abbracciare da me, che non fai peccato se ti abbraccio e se ti lascio abbracciare da me. Ecco, dovremmo riscoprire così il nostro rapporto con il Signore. Non un rapporto freddo, ma un rapporto caldo. Un rapporto appunto di amicizia, di amore, come avviene quando riusciamo a costruire qualche cosa di bello con le persone. Ma è come fare a dirlo e non lo vediamo come Signore, perché sono amico, una persona, ce l'ha davanti. Ecco, Gesù dice, se mi ami, se mi amate, ecco, osservate i miei comandamenti. Ecco, io mi esamino, guardo un po'. Se il mio stile è lo stile del Signore, vuol dire che il Signore mi sta a cuore. Lo amo, lo sto amando, mi sto volendo bene. Se non è ancora così, vuol dire che il Signore è ancora là, lontano, io sono qua. Ci guardiamo, ogni tanto appunto lo prego anche, ma quello sta là, io sto qua, quindi è una vostra vita. Invece ecco, quando c'è l'amore, l'amore influenza lo stile dell'altro. Se uno vuol bene una persona, cerca di fare le cose che piacciono a quella persona, cerca di venire incontro, ma non è un peso. Se uno vuol bene una persona, la cerca, la va a trovare, manda SMS, fa le videochiamate, sono cose che non fanno di quelle cose, ma ci sta fuori, senza bisogno che l'altro lo dica, però qualcun altro lo dica. Hai telefonato a tua moglie, se uno va a dire a un uomo, dice, ma qui c'è qualcosa che non quadra, non è d'accordo, viene poi naturale. Allora ecco, i comandamenti, insomma, le indicazioni del Signore sono queste, solo che noi invece devo dire che ci siamo parlati, cioè io cerco di comportarmi bene perché il Signore così poi mi ama. Ma no, il Signore mi ama indipendentemente siccome mi comporto io. Anzi, mi ama ancora di più quando non mi comporto bene, per aiutarmi a comportarmi meglio. Quindi ecco, non è che con il mio stile acquisto e conquisto il Signore. È Lui che mi ha conquistato, ha conquistato il mio cuore. E il mio atteggiamento, il mio comportamento è una conseguenza di quello. Non è una partenza. Io mi comporto bene perché il Signore mi vuole bene. E allora mi aiuta a vivere bene, mi aiuta ad avere uno stile bello, grande. I suoi comandamenti non sono con un peso, ma sono appunto degli aiuti per poter gustare la sua vicinanza e la sua presenza. Allora il primo pensiero per noi è proprio questo. Noi amiamo il Signore. Com'è il nostro rapporto con Lui? Vero, caldo, profondo. E questo Signore arriva proprio nella mia profondità nel cambiare il mio stile, quasi lineamente. Io l'ho già detto una volta, sono stato colpito, una volta ho fatto un funerale di una signora che non conoscevo fisicamente, proprio completamente, però ecco, a un certo punto ho visto i lineamenti del marito, ho rivisto i lineamenti della moglie. Erano talmente simili e uniti queste persone che quasi è passato qualcosa della loro identità esteriore. E allora, certamente tu sei il marito di tua moglie la prima era la tua moglie, perché vi assomigliate quasi fisicamente, pur non essendo parenti tra di loro. L'amore porta a cambiare proprio qualche cosa dentro. E chiede il Signore, ma uno stile diverso, perché è il Signore che lavora, e non perché siamo noi che cerchiamo di comportarci bene per piacere al Signore. Primo atteggiamento per questo, il Signore mi ama e chiede, anche tu mi rispondi a questo amore, ci stai? Seconda cosa, Gesù quest'oggi ci dice ancora che non ti lascerò la famiglia,
non siamo soli nella nostra vita, non siamo qui a adattarci in qualche maniera cercando di portare avanti qualche cosa con le nostre sole forze. No, non vi lascio oggi. Dio non abbandona il suo popolo, Dio non ci abbandona, Dio è presente in mezzo a noi. Lo è stato presente nella storia dell'antichità, nell'Antico Testamento, attraverso i profeti, tanti segni e la legge. Dio è stato presente visivamente per una trentina d'anni con Gesù, che ha vissuto concretamente nella storia, ma poi Gesù è morto e risorto e salito nel cielo, ma dice non vi lascio orfani. Dio appunto continua ad essere presente con lo Spirito, il dono dello Spirito Santo. Questo è il tempo dello Spirito. Noi non vediamo il Signore fisicamente, ma è lo Spirito che ci permette di incontrarlo. E lo Spirito che anche nella Messa invochiamo appunto, manda il tuo Spirito a santificare questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Cristo. È lo Spirito che lavora fuori di noi e dentro di noi. Non vi lascio il corpo, non siamo soli. Dio non ci abbandona, Dio non si volge indietro, Dio non si gira dall'altra parte, Dio non chiude gli occhi, anche in questo tempo. E Dio men che meno manda fastidio. Qualcuno vede questo tempo come fastidio di Dio. Dio non fa, ma Dio accompagna questa umanità con il suo Spirito. Stanno a sentire e sfogliare. Questo Spirito appunto che nel Vangelo di oggi viene definito come il Paraclito. Il Paraclito era quella figura che in tribunale si metteva vicino all'imputato come sostegno, neanche come avvocato, ma come presenza, sono qui al tuo fianco. E quando uno ha qualcuno di fianco affronta meglio la situazione della realtà. Il difensore, il consolatore, il sostegno, può dire così attraverso il suo Spirito. È uno Spirito appunto che è uno Spirito di verità, che ci aiuta a vedere le cose appunto come vedere Dio, che lo sono perfetto. Allora Dio ci ama, ci vuole bene, chiede di essere ricambiato. Dio non ci lascia solo, non siamo orfani, non siamo abbandonati. Allora ecco l'invito di San Pietro nella seconda lettura. Possiamo chiamarci allora a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Ecco, noi percepiamo questa vicinanza di Dio, percepiamo di essere amati dal Signore, sostenuti da Lui, penso di sì, che siamo credenti. E questo dobbiamo anche testimoniarlo agli altri, non dobbiamo solo tenerlo per noi, ma dobbiamo dare ragione della nostra speranza, della nostra gioia. Ma se noi non traduciamo qualche cosa, vuol dire che quella cosa non c'è oppure è troppo nascosta, oppure noi la conserviamo troppo gelosamente nel nostro cuore. Il Signore è una terra preziosa, è il tesoro prezioso, che non va tenuto ma va aperto per poterlo godere noi e talvolta di vivere con gli altri. Allora siamo chiamati appunto a testimoniare questo Signore al mondo, a dire al mondo che questo Dio c'è, con delicatezza, con dolcezza e rispetto. Questo è anche importante. Non siamo, non dobbiamo essere più calvari nel portare Cristo, ma noi lo offriamo. Gesù Cristo non si è imposto, si è proposto all'epoca e continua ad essere proposto oggi, con dolcezza, con rispetto e con tenerezza. Se non facciamo quello che diventiamo appunto i talebani, non va bene, non ci interessiamo. Però ecco, siamo chiamati a dire, io credo, io la gioia, il Signore mi porta gioia, e dico anche perché. Era un teologo che diceva, noi non crediamo per avere ragioni, ma abbiamo delle ragioni per credere. È così. Io credo non solo per un ragionamento. Uno vuol bene una persona, non solo con la testa, ma con il cuore. Però ho dei motivi e per credere, che mi dicono merita fidarsi al Signore, e li dico anche con serenità. Poi se li accetti sono contento, se non li accetti magari ci sarà più una vita. Ecco, l'altro pensiero che di San Pietro è proprio questo: la gioia del Signore deve essere fatta da Lui e non possiamo tenercela per noi, dobbiamo donarla, prendere testimonianza, ragione a chi chiede motivi della nostra fede, della nostra gioia, della nostra speranza. E l'ultimo pensiero che viene ancora dalla prima lettura. Abbiamo sentito questo Filippo che non era prete, che non era un apostolo, era forse di quel gruppo dei sette diaconi che erano stati creati la settimana scorsa, che abbiamo sentito,
Questo Filippo parte e va in Samaria e predica loro Cristo. E le folle prestavano attenzione a quelle parole, vedendo che i segni che compivano, e vi fu grande gioia in quella città. Ma perché Filippo è partito da Samaria? Perché c'era stata una grande persecuzione in Giudea, in Gerusalemme, sui credenti, sugli apostoli, sui primi cristiani. E questi loro hanno dovuto scappare, andare lì. E allora pensavo proprio, i momenti di crisi sono dei momenti di rilancio, se li vediamo con un'ottica cristiana. Se non ci fosse stata la persecuzione, quindi quegli apostoli e quei diaconi sarebbero rimasti rinchiusi nel loro cenacolo tranquilli a curarsi il loro piccino e basta. La persecuzione li ha spinti fuori, e loro sono andati, e Filippo è andato. Ha fatto delle cose strane, ha annunciato Gesù. Ha annunciato con le parole e con dei gesti concreti, di tenerezza, di amore verso il prossimo. Ecco, allora, anche questo tempo è un tempo di grazia, diciamo, all'inizio. E sarà un tempo di buio, triste per tante cose, lo sappiamo bene, ma è un tempo in cui il Signore ci calma e forse ci rilancia. Dicevo già altre volte, non dobbiamo dire che tutto tornerà come prima. Se tutto torna come prima, in vano sono morte tante persone con questa malattia, in vano abbiamo fatto le quarantene con questo. No, non può essere come prima. E anche noi cristiani non possiamo essere come prima. Questo tempo di prova, di persecuzione moderna, in qualche maniera, ci deve ricaricare e rilanciare. Non dobbiamo ritornare a fare le cose che abbiamo fatto prima. Ma forse il Signore ci chiede altro, ci spinge e ci rilancia. Ci invita appunto a riportare questo, senza tanti fronzoli, tante altre cose, ma a ritornare all'essenziale. E allora anche che Filippo ci aiuti così anche noi a ripartire con fiducia, con lui. Questo tempo è un tempo di benedizione. Se io lo vivo così, se io faccio la mia parte in casa, uscendo adesso fuori, cercando di riportare e portare qualche cosa di nuovo, di grande, di meglio, il Signore risorse, che vivo anche nel cuore, in mezzo a me. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre ed in nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre, dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Attirati da quell'amore infinito e personale con il quale Dio ci ama, eleviamo a Lui, per intercessione di San Leonardo Murialdo, la nostra fervente preghiera in questa Eucaristia, ma anche nelle nostre case. E diciamo allora insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.